Amici, ZTL si arricchisce di una nuova rubrica, una rubrica completamente dedicata ai libri. La linea adesso passa a Beatrice Borini che ci illustrerà le novità di questa settimana. Ciao Nazario, grazie della linea. Inauguriamo questo nuovo spazio dedicato ai libri con 30 prime letterarie davvero molto interessanti. La prima è Il vestito dei libri di Giunpa Lahiri, edito da Guanda, una riflessione molto intima e personale sul processo creativo che porta alla nascita delle copertine dei libri. La scrittrice premio Pulitzer lo analizza sia con gli occhi dell'autrice, quindi della figura professionale che poi è direttamente coinvolta dall'esito di questo processo, sia con gli occhi di una lettrice comune, una persona come noi, che viene spesso catturata da queste immagini e convinta ad acquistare un libro proprio anche solo per la copertina. Il secondo libro che vi presento è invece l'attesissimo ritorno di Luca Bianchini con il suo nuovo romanzo Nessuno come noi, edito da Mondadori, ambientato in un liceo torinese, precisamente il liceo Maiorana di Moncalieri, che è lo stesso che Bianchini ha frequentato qualche decennio fa, ed è ambientato proprio in quel 1987, che ormai sembra un'epoca lontanissima. Non c'erano cellulari, non c'era internet, non c'erano i social network, e questi tre adolescenti, che sono i tre protagonisti, Vince, Kate e Spagna, si trovano a dover affrontare le gioie e i dolori di quest'età, quindi amori, amicizie, tradimenti, delusioni, guidati solamente dal loro cuore e dall'istinto. Terzo libro, Veronica Roth, un nome ormai famosissimo, scalata nelle classifiche di qualche anno fa con la trilogia Divergent, 35 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Torna in libreria con Mondadori con Carve the Mark, che è il primo capitolo di una nuova saga fantascientifica ambientata in una galassia lontana in cui regna la violenza e la lotta per la sopravvivenza. Questi sono i tre titoli, i tre libri che trovate in uscita in questi giorni e noi ci rivediamo lunedì prossimo per altre interessanti anteprime letterarie.